Wake the fuck up, Master Kyle. We got a video to make. Correva l'anno 1990. Nel megablocco sovietico Andrei Gorborev succedeva a Gorbaciov, dando inizio alla distensione tra URSS e le nazioni europee del Patto di Varsavia, con la riunificazione di Berlino che ha poi portato alla formale alleanza euro-sovietica del 2000. Iniziano i lavori per la creazione di un mercato europeo unificato, che culmineranno con l'introduzione dell'euro-dollaro come moneta unica per il blocco europeo. Dall'altra parte del mondo iniziava il primo conflitto centroamericano. Gli USA invadono militarmente Panama, Nicaragua, Honduras ed El Salvador per rovesciare il dittatore fantoccio che avevano installato e appropriarsi direttamente della zona del canale di Panama. Lo sconvolgimento politico del Sud America causerà un notevole aumento della criminalità locale, che sfocerà nelle guerre alla droga del 92, quando la DEA diffonderà in tutto il mondo ceppi di alcuni virus artificiali progettati per infettare le piante di coca. Nello stesso anno, la Artalsorian Games pubblica la seconda edizione di quello che era il suo gioco di punta, Cyberpunk 2020. Buongiorno Ciombata e bentornati sul feed del Master Kai, che ogni settimana vi arriva dritto dritto sul database. E questa settimana parliamo di Cyberpunk 2020. Non dovete pensare a Cyberpunk come un regolamento, no, Cyberpunk è uno stile di vita. Come dice Johnny Silverhand, bisogna sempre portare le cose all'eccesso. Questo è lo stile del cyberpunk. Il termine l'hanno inventato negli anni 80 del secolo scorso. C'erano questi tizi, no, gli scrittori di fantascienza, roba simile. Comunque loro si inventavano il mondo del futuro e su alcune cose ci avevano anche preso, il cyberware per esempio, loro lo chiamavano innesti cibernetici, però boh, si immaginavano che nel futuro ci sarebbero stati tutti sti tizi che si tiravano bombe atomiche gli uni con gli altri, come se non ci fossero i mass driver dell'Agenzia Spaziale Europea pronti a sganciare qualche migliaio di tonnellate di roccia su chiunque fosse così imbecille a solo a provarci. Quello su cui ci avevano veramente preso era la rabbia, lo vediamo tutti i giorni sul net. Feed di gente incazzata, i nomadi che girano sperando ancora che le Agricorp gli ridiano le terre. E anche il cazzo di Booster Ganger che non c'ha i soldi per pagarsi il Reaper, Doc. Ma la rabbia non basta, la rabbia è la sostanza, ma ci vuole anche la forma. Devi averci i neon, devi averci la giusta attitudine e devi sempre stare sul filo del rasoio. Questo è lo stile del cyberpunk. Quando si parla di cyberpunk si parla quasi sempre dell'edizione 2020, anche se in realtà non è la prima edizione. La prima versione del gioco fu Cyberpunk 2013, ma sia a livello di regole che soprattutto a livello di ambientazione era molto più scarna. C'era qualche elemento su un possibile mondo futuribile, qualche accenno sulle megaditte, ma niente di più. Quando nel 90 uscì la seconda edizione, Cyberpunk 2020, la prima edizione fu praticamente abbandonata. In questa seconda edizione finalmente arrivano le multinazionali, le megacorporazioni, arrivano le Agricorp e si definisce finalmente quello che poi diventerà lo stile del cyberpunk. A livello di regole fu sviluppato l'Interlock System. Il sistema prevede 9 caratteristiche che possono andare dal 2 al 10. Quando si deve eseguire una prova, a ogni caratteristica è legata una serie di abilità, si tira il valore di abilità, il valore della caratteristica e un dado da 10 si sommano assieme contro una soglia di difficoltà che può andare in media dal 10 al 30. Se si supera la soglia si è successo, se no si è fallito. Se vi sembra averlo già sentito è normale. Da una parte l'Hero System insieme all'Interlock furono messi assieme per creare quello che è il Fusion System, uniti assieme appunto. Dall'altra la regola generale di risoluzione è virtualmente identica a quella del D20 System. Tiro i dado, più valore di caratteristica, più modificatori. Solo che questo è uscito 20 anni prima. Se non sapete di cosa sto parlando, vi metto la link nel database. La differenza grossa col D20 System è nella struttura delle classi. Le classi qui sono più che altro un insieme di abilità con una singola abilità speciale sempre disponibile, come l'abilità del nomade di richiamare il suo branco per farsi aiutare, o l'abilità del corporativo di telefonare a qualcuno per fargli fare il lavoro per lui. La differenza grossa è che non esistono i livelli di classe, i livelli di classe sono per gli sfigati analogici. Di conseguenza le abilità aumentano con l'uso, ma i punti ferite e le altre variabili non aumentano mai. Sei sempre a una coltellata alla morte, proprio come nella vita vera.
Quando combatti devi sempre sapere quello che stai facendo, è per questo che Cyberpunk utilizza un sistema di combattimento chiamato il Friday Night Firefight. Questo sistema segue la regola generale di risoluzione, viene data molta più enfasi ai modificatori, sia quelli positivi che quelli negativi. Non voglio farvela troppo lunga, ma mettiamola così. Anche per un personaggio proprio all'inizio, con pochissimi avanzamenti, è molto facile colpire quasi sempre. Il trucco sta nel darsi dei malus per poter sbloccare abilità più forti. Sparare mentre si corre, sparare mentre si rotola, utilizzare due pistole contemporaneamente. Normalmente i malus sono insignificanti rispetto al vantaggio che danno in combattimento. Il trucco sta nel colpire forte, colpire per primi, colpire duro e levarsi di culo nel caso lo Splattergänger in questione non abbia chiaro il concetto di morire male. Stare fermi uno davanti all'altro a scambiarsi spadate non è lo stile del Cyberpunk. Qui si spara con due pistole mentre si salta da un tetto all'altro e poi si rotola via, come se si fosse in un film di John Woo. Veloci e cazzuti, questo è lo stile del Cyberpunk. Non potete neanche aspettarvi di vincere sempre, e anche il minimo colpo dà dei malus immediati e veramente pesanti. E se il colpo è serio non ci vuole niente a farvi perdere un braccio o una gamba. Non è che sia un gran problema, il primo hit per doc da cui passate può innestarvi un braccio o una gamba cibernetica, però costa soldi. C'è altra parte, non siete veramente Cyberpunk se non avete del metallo addosso da qualche parte. Magari con qualche gadget abbastanza carino per avere sempre una lama nella manica. Fate attenzione però bambini, troppo metallo fa male al cervello e se a furia di impianti scendete troppo bassi sul vostro valore di umanità finite per diventare un qualche tipo di cyber schizzato che va in giro ad ammazzare la gente finché uno sbirro non decide di metterlo a tacere definitivamente 3 metri sottoterra. Al Friday Night Firefight si affiancano altri due sistemi. Il primo è Life Path, serve a generare il background del personaggio. No, non puoi deciderti tu il tuo tragico passato in cui la tua famiglia è stata ammazzata da degli orchi e ora tu cerchi vendetta. Non funziona così la vita, ciombata. Non sei tu a scegliere la tua vita, è la tua vita che sceglie te. Questo è lo stile del Cyberpunk. Il secondo è quello che voi teste di cavo stavate aspettando, ovviamente mi riferisco al netrunning. Qui sarò abbastanza sincero, si tratta proprio di un minigioco all'interno del gioco generale. Entra in gioco quando il netrunner, lo specialista del surfare sul net, deve mettersi a hackerare la data fortezza di qualcuno per cavarne fuori le informazioni. E come gioco di per sé va benissimo. L'unico problema è che è lento e rallenta la sessione, perché praticamente ogni volta che comincia una sessione di hacking il netrunner e il master giocano tra di loro da soli per mezz'ora e tutti gli altri non possono partecipare. Questo è noioso, è lento, non è d'azione e sicuramente non è Cyberpunk. Per questo motivo molti master decidono di vietare del tutto la classe del netrunner o hanno sviluppato delle regole alternative per farlo giocare ma non con il minigioco del netrunning. Sarò sincero, anche per me è lento, però decidete voi, se vi piace, se non vi piace, fate quello che volete, dopotutto questo è lo stile del Cyberpunk. So già però che tra voi c'è qualcuno che sta pensando, sì va bene ma sto gioco è uscito 30 anni fa, era già vecchio quando gli eurosovietici sono arrivati su Marte, perché dovrei mettermici a giocare adesso? Non ti preoccupare ciombata, se il gioco non è abbastanza estremo per te, la Artal Sorian sta già lavorando alla nuova versione, Cyberpunk Red. Cyberpunk Red utilizzerà sempre l'Interlock System, a cui però verranno applicati tutti gli aggiornamenti e i miglioramenti del sistema che sono stati fatti negli ultimi 30 anni. Per quanto riguarda la storia, la linea narrativa si baserà su quello che succede dopo Cyberpunk 2077, il gioco della CD Projekt Red, di cui ne ho già parlato in forma scritta, vi lascio l'hyperlink qui sotto da qualche parte. Quindi non solo le regole saranno migliorate, ma vedremo anche come è andata a finire la terza guerra corporativa e che ne è stato della Rasaka. Diciamo che questo feed lo stacco qui, prima che quelli della Infocorp mi traccino. Come sempre vi lascio tutti gli hyperlink qui sotto, nel caso vogliate importarli nel vostro database per fare un po' di data mining per conto vostro. Come sempre, io sono il Master Kae e noi ci rivediamo in rete, ciombatta. Oh, staccalo, staccalo.